E si è chiuso con il solito Monday Night il 14° turno di Serie A, ricco anche questa volta di grandi discussioni sulle prestazioni arbitrali, ma anche grandi gol, grandi assist tra i pali e conferenze in portoghese. Noi però cerchiamo di raccontarvi il tutto in italiano con i nostri ospiti e con lui, Flavio Maria Tassotti. Ma anche grandi traslochi, perché siamo abbiamo traslocato, no? Sì, finalmente. Dal 264 al 122 di Cusano Italia TV. Buonasera Deborah Carlitti. Buonasera. Buonasera ovviamente a tutta la nostra squadra di registi. Come al solito abbiamo fatto i nostri saluti interni, però cominciamo, no? Con la serata, quindi cominciamo con i titoli. E allora la capolista da spettacoli sbanca anche al Maradona nella tana dei campioni d'Italia, mantenendo così il primato. L'Inter, pur soffrendo in alcuni frangenti, riesce a colpire l'avversario senza pietà con un secco 3-0. Il DS del Napoli, Meloso, protesta per la direzione di massa. Il primo gol era viziato da fallo di Lautaro su Lobotka. Su Osimhen invece c'era netto rigore. Questo è il parere del DS partenopeo. Chi segue l'Inter è sicuramente la Juventus, con un venerdì pazzo per la signora che vive una serata tra le montagne russe, vincendo contro il Monza in pieno recupero grazie ad un gol di Gatti che rende vano il pari momentaneo di Carboni. A trascinare gli uomini di Allegri è stato uno straripante Rabiot, autore dell'1-0 e ovviamente autore anche dell'assist decisivo con cui ha fornito il passaggio vincente proprio per Gatti. Milan, il cuore ha ripreso a battere pur orfano di Leo e Giroud. Il Milan torna a sorridere, trascinato soprattutto da un gigantesco Maignan, determinante nella vittoria sul Frosinone con parate e assist. A San Siro finisce 3-1 con Pioli che si gode la prima gioia di Jovic. Noi crediamo ancora allo scudetto. Per la prima volta in stagione la Roma raggiunge la zona Champions League vincendo in rimonta contro il Sassuolo per 2-1 al Mapei Stadium. Sempre più gol in zona Mourinho, metà delle reti del campionato della Roma sono state siglate proprio negli ultimi 15 minuti delle gare, nessuno in Serie A fa meglio proprio della compagine capitolina, una tendenza evidente sin dall'inizio dell'avventura del portoghese nella capitale. Ed eccoci qui, bentrovati a Cose di Calcio, benvenuti se è la vostra prima volta qui sul 122 del Digitale Terrestre. Abbiamo una platea che scalpita, sta lì pronta a dire la sua su ciò che è successo in questo turno. Flavio Maria Tassotti, l'andiamo a presentare? Assolutamente sì, vuoi presentare tu alla tua sinistra o vado alla mia? Partiamo subito dalla mia sinistra, dai. Roberto Rambaudi, il nostro allenatore. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Roberto, ben trovato. Ciao, agente FIFA, Adriano Tommaso. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Ciao Adriano. Allora, no, mi fa sempre ridere quando salutiamo Adriano, perché ogni tanto diventa Andrea, ogni tanto diventa qualcun Tommasi. Altro. Esattamente. L'ho detto bene. Andiamo a salutare anche chi è alla mia destra. Cominciamo per lui una prima volta, Giuliano Terenzi. Ciao Giuliano. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Ritroviamo dopo tanto tempo anche una voce di Radio Rai, Andrea Boccia. Buonasera a tutti. Attenzione, perché mentre noi stiamo parlando si sta disputando anche una partita di Coppa Italia, sta giocando Lazio contro Genoa. A te l'onore anche di dire i risultati. Siamo giunti al 34esimo allo Stadio Olimpico, la Lazio sta conducendo per 1-0 grazie a un gol siglato dopo pochi minuti dall'inizio della gara da Guendouzi, abile a mandare in porta un bel assist di Luca Pellegrini. Tanto turnover delle due squadre in campo. Per la Lazio sembrava dovesse essere poi Roberto anche un cambio in porta, invece alla fine ha giocato Provedella. Partita brutta, devono guardare noi. Assolutamente, sono d'accordo sul devono guardare venditore, noi. Benissimo. Allora, bene. Noi però vogliamo raccontarvi cosa è successo e partiamo dalla domenica, dal grande match, dal big match, quello tra Napoli e Inter. E lo facciamo con il servizio di Andrea Mollas. Vado subito da mister Roberto Rambaudi. Mister, qua le cose cominciano a farsi serie per l'Inter, perché praticamente gli scontri diretti li ha vinti tutti, a parte Torino contro la Juventus, dove comunque ha strappato un pareggio fuori casa, ma anche il modo in cui la vince, al di là delle polemiche, 3-0, una partita anche sofferta in un determinato periodo proprio della gara, ma comunque continua imperterrita l'Inter a martellare, specialmente trasferta. No, è una squadra matura, come ho già detto in questa trasmissione. Simone ha migliorato questa squadra
in lungo e in largo, mandando via giocatori che avevano una personalità e anche magari negativa dentro lo spogliatoio. Ha preso giocatori di valore, nel doppio ruolo c'è tanta qualità. La partita di ieri va analizzata molto bene, nel senso che l'Inter ha vinto 3-0, ma è un risultato bugiardo. Però è una squadra che ci crede, è una squadra solida, è una squadra che sa quello che deve fare. Gli episodi le porta dalla sua parte. L'episodio, ci sono stati episodi negativi, cioè ieri è stata una prestazione del Napoli. Io sono stato sempre critico col Napoli e con Garcia, perché non mi piace come faceva a giocare la squadra, lo sai come la penso. Ieri la partita con l'Inter, ho visto un Napoli forte, di nuovo con una certa qualità nel dominare la partita. Il primo tempo la squadra che mi dava l'impressione che potesse fare gol da un momento all'altro era il Napoli, pur mancando giocatori a sinistra del Napoli, e una difesa non di livello. Noi vediamo proprio in questa foto la trattenuta, che poi ricordiamo anche che secondo il regolamento la trattenuta, soprattutto che sia a centrocampo, ovunque essa avvenga nel campo, è da sanzionare con cartellino giallo. E il discorso di un fallo, di un'eventuale trattenuta, il protocollo dice che è la decisione dell'arbitro in campo, sì, che lui, se fischia o no, il VAR non può intervenire. Non può intervenire in questo caso. Poi nel caso di Lecce Milan si diceva che l'arbitro poi non avesse visto perché era ancora di schiena quando c'era il contatto. Però il VAR può intervenire perché c'è da cambiare il protocollo. Vi voglio far leggere, Adriano, vengo da te, poi andiamo anche a Giuliano. Chiedo alla regia di mettere in sovrappressione anche le parole conosciutissime da parte del direttore sportivo partenopeo Mauro Meluso, che è andato lui in conferenza stampa post gara al posto di Walter Mazzarri, che era un po' arrabbiato al termine della gara. E l'hanno voluto un pochino così cullare. Esattamente. Il primo gol ci ha dato una mazzata, era sicuramente viziato da un fallo su Lobotka, credo che qua siamo tutti d'accordo da quello che ho capito. Però poi parla anche di un calcio di rigore su Osimhen, che è l'altro episodio principe e principale della partita. Ricordiamo che stavamo sullo 0-1 quando c'è il contatto tra Acerbi e Osimhen in aria, è un fallo e andava sanzionato. Adriano, c'è la calcio di rigore secondo te? Sinceramente questo episodio mi sfugge, perché questo fallo presunto tale io lo ricordo, però questo fallo su Osimhen sinceramente mi sfugge. Lo andiamo a vedere, abbiamo anche la foto. Lancata e poi prende anche la caviglia. Fallo netto. Ne hanno fischiati di peggio. Questa è la davanti e questo è il dietro. Questo è fallo netto. Le piglia prima lancata e poi gli dà con l'esterno sinistro, tocca la gamba destra di Osimhen. Però l'ultimo fermo immagine è emblematico. Però dopo la partita, ecco, e qua questo vengo anche da Giuliano, c'era ovviamente per chi per DAZN, non è che facciamo pubblicità da DAZN, è inutile, hai diritti. C'era Diego Milito, splendido attaccante interista, in studio, ma non è perché parteggiasse per l'Inter. Però secondo lui non era calcio di rigore, perché comunque l'entità del fallo, comunque il contatto non era tale da poter mandare per terra. E chi lo decide? Secondo Milito, chi lo stabilisce? Giuliano? Secondo me è calcio di rigore. Secondo me è calcio di rigore. Sono però d'accordo sul fatto che valutare un rigore da un fermo immagine può essere molto rischioso. Si potrebbe entrare in un ginepraio in cui forse siamo entrati già da parecchio tempo. Quello dei fermo immagine sono ingannevoli a volte. Io ricordo per esempio Zaniolo, Milan-Roma di due anni fa, si vede una maglia trattenuta tirata tantissimo, quello sembra nettamente dalla foto un calcio di rigore, poi effettivamente invece nella dinamica non c'era in quel caso. Quindi secondo me il fermo immagine può ingannare. In questo caso specifico il calcio di rigore mi sembra netto. Abbastanza, diciamo solare. Così. Sì. Allora io vorrei fare un giro per capire se tutti quanti siamo d'accordo sul fatto che sia rigore anche questo fallo. Assolutamente sì. Assolutamente sì? Sì, sembra evidente. Sembra piuttosto evidente. Andrea? È rigore che secondo me. Fa abbastanza sorridere, Deborah, il fatto che comunque già sappiamo che Massa, tra l'altro c'era il precedente di Torino-Inter, sempre su
un episodio simile, tra l'altro sempre di un difensore dell'Inter che porta via il piede di Belotti, se non ricordo male. Ecco, Massa verrà fermato, non arbitrerà per qualche settimana e da quello che sembra non arbitrerà più il Napoli fino al termine della stagione. E siamo però in collegamento non solo con i nostri ospiti in studio, ma anche con un ex arbitro. La regia mi conferma che c'è? Benissimo, Angelo Bonfrisco, ex arbitro. Ciao Angelo. Eccomi qua, ciao, buonasera a tutti gli ospiti. Salve Angelo, benvenuto. Allora, ti togliamo veramente tre minuti per farti vedere due immagini. Partiamo con la prima, il fallo di Lautaro su Lobotka del Napoli. Secondo te c'era e non c'era? E poi prima discutevamo sulla presenza o meno dell'arbitro, se dovesse chiamare o no la cabina VAR o se al contrario. Piccola proprio postilla, qua è un 100% di era fallo. Qui è un 100% era Angelo, fallo. Quindi su questo rimettiamo, ti passiamo il pallone adesso, solamente ho voluto dopo aver detto l'opinione di studio, facile. 100% eh? Fallo, vediamo un po'. Grazie dell'assist, una cosa tranquilla che non ha creato problemi in questo weekend. No, allora io faccio un attimino prima di arrivare al fallo, faccio un passo indietro. Allora, due direttive, due linee guida che secondo me sono molto importanti. Il fatto di fischiare molto meno, noi siamo passati dai 32-34 falli a 22-24 falli mediamente a partita. Siamo molto europei da questo punto di vista e in particolare in questa gara Massa nel primo tempo ha fischiato, pensate, 4 falli. Di cui 0 da parte del Napoli e 4 da parte dell'Inter. Questo per dire che sta un po' cambiando la filosofia, stiamo agevolando il gioco, questo d'accordo con tutte le componenti del calcio, quindi calciatori, allenatori, cioè sono cose che si dicono all'inizio della stagione quando ci sono questi bellissimi incontri dove siamo tutti tranquilli e sorridenti. Ecco, detto questo, nel caso specifico Massa perché non fischia quel fallo? Perché si trova nel punto sbagliato, si trova all'interno dell'azione, troppo vicino all'azione e secondo me quando vede partire il pallone che lo prende, lo calcia Lautaro, perde un po' la parte finale perché Lautaro calciando poi un po' cosa fa? Si arrampica un po' sull'avversario tirandolo giù. Quindi fallo? Sì, sicuramente fallo, ma concettualmente poi andiamo avanti, ci sono 20-30 secondi, ci sono 6-7 passaggi per cui si arriva al gol. Passiamo al VAR. Il VAR si pone una domanda che è in generale questa: un fallo di questo tipo, un corpo a corpo a centrocampo, è un chiaro ed evidente errore? Il VAR oggi per le linee guida risponde no ed è il motivo per cui non interviene. Quindi rimane un errore di campo, l'arbitro secondo me doveva fischiare questo fallo, ci stava tutto, sono d'accordo con voi, ma purtroppo la linea guida non prevede l'intervento del VAR, perché sennò altrimenti ogni situazione errata, faccio l'esempio, un corner dato che non c'è, da cui nasce il gol, il VAR non può intervenire, una rimessa laterale sbagliata da cui nasce il gol, il VAR non interviene. Così come questa tipologia di fallo. Attenzione, ci sono dei falli che sono oggettivi. Abbiamo visto lo step on foot, abbiamo visto la sbracciata in faccia al giocatore con una certa intensità. Sono, diciamo, falli di un'entità maggiore, dove è oggettivo che se da lì nasce un gol, il VAR interviene. Ecco, secondo me, allora, oggi è così e forse riusciamo a capire perché non è intervenuto il VAR e perché ha sbagliato Massa, forse l'unico errore dal mio punto di vista, a non fischiare questo fallo. Però probabilmente si può migliorare il protocollo, si può rendere un po' più uniforme, si può rendere un po' più coraggioso, un po' più aperto, un po' più disponibile. Però oggi, e questa è una cosa che aggiungo io, è un punto di domanda ed è un, diciamo, un momento di conversazione in più per voi, per noi tutti, ma oggi le linee guida del VAR sono molto ristrette, cioè in 6 anni non hanno mai voluto cambiarlo, modificarlo, perché non si vuole invadere
troppo il campo regolamentare e le decisioni di campo devono rimanere sul campo. È sicuramente discutibile questa cosa? Secondo me sì, però oggi dobbiamo conoscere qual è la metodologia che si applica, è questa, e da qui poi ci facciamo tutti ovviamente un'idea. Dico l'ultima cosa importante. Sì, dico l'ultima cosa importante. Oggi perché ci sono tante polemiche? Perché ognuno prende la metà di ragione che potenzialmente può avere e non tiene mai in considerazione dell'altra metà. Quindi ci saranno sempre situazioni borderline dove ognuno ha l'alibi per dire questo era fallo, ho preso cosa o fallo, oppure il contatto in area di rigore, che è un contatto a cui oggi Rocchi chiede di non fischiare calcio di rigore perché il contatto non è di un'intensità tale per dare rigori. Stiamo anche qui seguendo una scia che è corretta, e non lo dico io, ma oggi credo l'abbia affermato anche l'AIA, che la prestazione di Massa è stata considerata non buona, ottima, al di là forse dell'unico errore che ha fatto di non aver fischiato quel fallo, ottimo. Ma ripeto, una motivazione tattica dal mio punto di vista. Angelo, perdonami, sì. È stata reputata ottima? Sì, sì. E allora per quale motivo, si parla di un possibile stop per Massa che addirittura non potrà... Dalle 3 alle 4 settimane. Che non potrà addirittura più arbitrare il Napoli fino al termine della stagione. Cioè è un controsenso se è stata ritenuta ottima. Ma questo è assolutamente sì, e io credo che non sia se non un discorso giornalistico di opportunità, perché è evidente che io un mio arbitro non lo rimando a fare il Napoli dopodomani, magari passerà qualche domenica, ma Massa tornerà presto ad arbitrare regolarmente e magari lo vedremo già domenica prossima sul terreno di gioco. Quindi un conto è la prestazione considerata dall'AIA, un conto è l'opportunità dell'utilizzo di Massa. Sono due discorsi completamente diversi. Da quello che dice l'arbitro Bonfrisco, il calcio italiano sta in mano a Rocchi. Decide lui quelli che sono i calci di rigore. Dice, ho capito, ma allora gli arbitri sono fermi nella loro burocrazia. Se guarda, cioè, questa immagine, tu come puoi dire che non è calcio di rigore? C'è Osimhen che difende il pallone con il corpo, quello dietro che cammina su una gamba non è calcio di rigore. Cioè, ma è una cosa veramente... Io non riesco a capire come... Però sono frame che noi prendiamo e poi giudichiamo. Sì, però sempre col corpo davanti sta. Sempre col corpo davanti sta. Protegge il pallone. Da dietro intervengo. Comunque con il piede ti cagiono un danno. Quindi un danno procurato. E quindi è calcio di rigore netto. Io non capisco sinceramente come poi inizialmente, all'inizio dell'intervento, le linee guida sul far giocare. Far giocare? Ma se c'è un fallo, c'è un fallo. Che significa far giocare? Allora, non è Rocchi che decide, Rocchi dà una linea guida, Rocchi fa l'allenatore degli arbitri, si danno delle linee guida, dopodiché in campo ognuno si può fare la propria idea, io rispetto le idee di tutti. Lì c'è Roberto che ha giocato a calcio, sa benissimo cosa vuol dire il dare un'intensità al contatto. Oggi, cioè, si cerca di far giocare di più, non vuol dire non fischiare i falli, perché io infatti ho detto che a centrocampo secondo me quello è un errore. Però questo contatto, che è una strusciata di piede, oggi vede nelle linee guida l'opportunità di non dare questi calci di rigore, perché altrimenti, cioè, ogni contatto sarebbe fallo. Ecco, la direzione è questa. Poi ripeto, Angelo, è un rigore che se dal campo lo dai nessuno te lo toglie, c'è una giustificazione. No, ma io penso che la cosa che si risolverebbe intanto è da rivedere un attimo questo protocollo, queste linee guida secondo me sono un po' indietro. Credo che è migliorabile sicuramente, questo sicuro. O si fa una cosa o si dà la massima. Io sono più d'accordo su questa. Si deve intervenire sulle cose principali, no? Fuorigioco, gol oltre la linea, che c'è la tecnologia, tutto quanto. Poi allora tutti accettano la decisione dell'arbitro, che può sbagliare o meno, come i calciatori possono sbagliare o meno, gli allenatori possono sbagliare o meno. Assolutamente sì. Io sono su questa situazione. Io aggiungerei, per evitare certe o per migliorare, per aiutare gli arbitri, il VAR e tutto quanto, io metterei
un ex giocatore dentro la cabina del VAR a valutare questi tipi di interventi, a parlarne, a vedere. Sai, io l'ho vissuto dal campo, dire oh raga, questo poteva stopparla e fare gol, quindi questo intervento ha causato danno, invece viceversa, io vado fuori area, mi viene toccato leggermente, lasciamo correre. Però ragazzi, c'è da mettersi un po' d'accordo, perché poi se no una decisione prende una decisione su una partita, su un giocatore, e uno su un'altra, diventa poi troppo complicato. Giuliano, cosa ne pensi invece? Io penso che ci sia un problema, secondo me, di classe arbitrale, cioè questa nuova classe... Questo è un attacco al nostro no, Angelo? No. Ma che Angelo era bravo e questi no. No. È come se parliamo di nazionale, purtroppo io sono cicli. Io purtroppo faccio parte della vecchia classe arbitrale. Meno male, ti stai scampando tanti insulti a quanto pare. No, quindi era bravo Angelo. Secondo Giuliano era bravo. Il discorso è proprio questo, non c'è stato, secondo me, un ricambio generazionale adeguato. Io vedo tra i giovani quello che è un po' uscito fuori di arbitro, possiamo dire Sozza, esatto. Okay. Sozza che però ha mostrato tanti limiti, secondo me. Dal punto di vista della personalità, no. Sicuramente è un arbitro che ha personalità, che sa stare in campo, riesce a tenere la partita. Però ho visto tante decisioni sbagliate di Sozza e sinceramente se lui è il top è sicuramente un buon arbitro, ma se lui è il top... rispetto alla classe arbitrale precedente, allora, forse siamo fare l'arbitro è difficile. Io ti metterei a fare l'arbitro, no, fare l'arbitro, io piglio insulti dall'inizio alla fine anche dai giocatori, quindi è difficile. Il discorso è, credo che secondo me invece ci sono arbitri con qualità in Italia, specialmente vedendo anche quelli all'estero. Il problema è che ci sono tante complicazioni, troppe complicazioni. L'avvento del VAR può aver causato, può sicuramente aver risolto molti problemi, molte discussioni, però si possono creare, specialmente con arbitri d'esperienza come Massa, un problema di rapporti tra l'arbitro in campo e l'arbitro magari più giovane, emergente, o anche il contrario, l'arbitro emergente, arbitro di campo, e il Mazzoleni di turno, l'Irrati di turno, che è al VAR. Si può creare un problema di rapporti, non invadere, cercare di non sbugiardare il collega anziano, tra virgolette, esperto, che... Come quando succede con Orsato che va a arbitrare, che non viene quasi mai richiamato perché è Orsato? Esattamente, cioè in questo caso il VAR può essere più un problema che una soluzione. La verità, poi lascio la parola ad Angelo, la verità è che secondo me gli arbitri non accettano il VAR. Angelo, VAR e Mourinho, partiamo dal VAR. Ma guarda, io l'avessi avuto quando arbitravo sarebbe stata una gran bella cosa, perché anziché di vedere le stronzate che facevo la sera le avrei viste in diretta e potevo correggermi, capisci? Quindi è uno strumento da cui non si può tornare indietro, non credo che gli arbitri non l'abbiano accettato, anzi probabilmente bisogna convivere con il VAR in maniera più uniforme, più tecnica. Ci sono tante cose che si possono migliorare. Avete detto tante cose giuste dallo studio. C'è una crescita di arbitri giovani, però mi pare che si faccia tanta fatica nell'ultima generazione a tirar fuori arbitri che domani dovranno sostituire Massa, Orsato, Doveri, che sono poi quelli che fanno sempre le grandi partite, no? E poi, come diceva Roberto, è insito nelle regole, ci sono già le difficoltà all'interno di una regola. Pensate, sul fallo di mano o sul tocco di mano bisogna considerare 4, 5, 6, 7 elementi per capire se è punibile o non è punibile. Cioè il fuorigioco, grazie a Dio, adesso c'è una macchina che ci dice geograficamente che c'è la situazione di fuorigioco, abbiamo risolto il problema. Però all'IFAB non piace che vengano annullate delle reti per un centimetro, quindi sta lavorando per modificare anche questo. Il gol non gol l'abbiamo risolto. Cioè, e anche quello caratteriale dell'arbitro esperto e l'arbitro giovane è un qualcosa che deve migliorare, si deve integrare. Però gli arbitri pare che abbiano bisogno tempo, più tempo di quello che viene richiesto dal calcio, che va molto veloce. Diamo il benvenuto qui con noi a Roberto Bordin. Mister, buonasera. Buonasera Deborah, buonasera Flavio.
Buonasera Roberto, allora abbiamo poco tempo a nostra disposizione, andiamo al sodo, vediamo il campionato giunto alla quindicesima giornata, una quindicesima giornata che vede in testa l'Inter. Secondo te ammazzerà il campionato oppure la Juventus la inseguirà fino alla fine? Io credo che la Juventus fino alla fine lo sta dimostrando anche adesso e anche nelle ultime partite, raggiungendo il risultato a fine gara, la vittoria a fine gara. È una squadra che non molla, Allegri ha ricompattato un gruppo che in questi periodi, in questi anni ne ha passate parecchie e quindi non molla perché è sempre lì, e nonostante l'Inter stia facendo grandissime cose, però insomma siamo ancora, come dicevi tu, la quindicesima giornata, c'è ancora spazio per molte cose, qualcuno potrebbe ancora rientrare, anche se funzionano già abbastanza, però ancora c'è tanto tempo per poter rimediare a qualsiasi cosa per quanto riguarda la classifica. A livello caratteriale, quale dei due allenatori è cresciuto di più negli anni? Inzaghi, dopo la finale dello scorso anno, lo vedi cambiato? Assolutamente no, ha tenuto un gruppo molto forte. Tra l'altro con Simone ho giocato un anno a Piacenza, l'ultimo alla fine carriera, quindi un ragazzo già molto quadrato, sapeva già cosa quello che voleva, ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore. E leggevo proprio oggi un'intervista che è legatissimo veramente all'Inter e di sicuro una delle squadre più forti del campionato. Però Allegri ha un'esperienza tale, ha sempre dimostrato che anche nelle difficoltà, e come dicevo prima, ne hanno avute molti in questi anni, ha sempre reagito bene, ha sempre cercato di ottenere il massimo e quest'anno lo sta dimostrando ancora una volta. Ti do del tuo anche io a questo punto, visto che te l'ha dato anche certo. Deborah. Ecco, l'ultima vittoria dell'Inter è arrivata contro una squadra che tu conosci molto bene, il Napoli, visto che ci hai militato, ci hai giocato qualche anno lì al San Paolo. Non credi che al di là delle recriminazioni da parte del Napoli, poi se vuoi puoi anche dire se secondo te aveva ragione il Napoli a lamentarsi sia sul gol dell'1-0 di Çalhanoğlu sia sul calcio di rigore non dato a Osimhen, però ecco, non credi che il 3-0 finale non rispecchi poi l'andamento della gara, visto che il Napoli aveva fatto ottimi 60 minuti? Direi che Sommer inizialmente ha salvato il risultato in qualche occasione, la traversa per il Napoli, quindi sicuramente ha avuto situazioni prima dell'Inter per poter passare in vantaggio, poi sappiamo benissimo che le cose possono cambiare, anche se poi probabilmente alla fine l'Inter ha meritato la vittoria con quello che ha dimostrato in campo. Di sicuro il primo gol, io anche per me era fallo, perché Lautaro dopo il contrasto ha bloccato con il braccio Lobotka, poi bisogna vederla a velocità ed essere vicini, e addirittura sembrava che l'arbitro desse il vantaggio al Napoli, sembra che proprio facesse proseguire l'azione perché magari c'era un giocatore del Napoli che prendeva la palla, invece così non è stato di sicuro, però il rammarico è che hanno preso un gol in superiorità numerica, dove bastava marcare gli uomini, addirittura ne avanzavano per poter difendere il tiro da fuori area. Ho visto Caraschiglia che stava rientrando, per poi tutti pensavano si posizionasse fuori area per le ribattute, e, ripeto, in superiorità numerica è un peccato subire dei gol così, però insomma diamo tempo a un allenatore che è appena arrivato, anche se conosce l'ambiente, però riconosce i giocatori, qualche cambiamento c'è stato ovviamente, e quindi diciamo che gli episodi non sono stati a favore del Napoli, specialmente all'inizio della gara. Rispetto alla gestione Garcia, abbiamo visto Mazzarri in queste ultime tre partite, c'è un cambio passo, lo noti realmente in campo e anche a livello di clima di spogliatoio? Ma poi bisogna capire bene cosa sia successo all'interno dello spogliatoio, all'interno del rapporto tra presidente e allenatore. In alcune situazioni Garcia è stato veramente sfortunato in alcune partite, quindi tutto gli girava male. È ovvio che poi allenare o comunque giocare a Napoli non è mai semplice, perché è un ambiente difficile, devi dare molto a un pubblico, a una società importante, quindi dopo la vittoria dell'anno scorso nessuno avrebbe così fatto, non dico meglio, però era difficile riconfermarsi. Lo stesso Spalletti, se fosse rimasto, secondo me
avrebbe avuto anche lui alcune difficoltà perché sono persi alcuni giocatori importanti, per tante cose. Quindi Mazzarri è appena arrivato, ha dato un cambio sicuramente, si è visto, ripeto, ieri sera, l'altra sera con l'Inter hanno iniziato in maniera sfortunata la partita perché poteva cambiare se avessero fatto un paio di gol iniziali e poi vai a raccontare un 3-0 che probabilmente, come dicevo prima, forse l'Inter ha meritato per l'amore di gioco che ha fatto, però anche il Napoli alla fine non ha così di meritato, i 3 gol sono tanti effettivamente. Si avvicina sempre di più il mercato invernale, dove dovrebbe andare di più a punzecchiare, dove dovrebbe anche rafforzarsi il reparto dal tuo punto di vista? Io credo che più che reparto, secondo me, era una squadra molto competitiva. Ripeto, faccio l'esempio del primo gol un'altra volta perché è una questione di atteggiamento, di sacrificio, no? Un sacrificio per quanto riguarda non subire gol e non voler subire gol, soprattutto quando si è in superiorità numerica. È assurdo, appunto, essere tanti in difesa per non marcare gli uomini. E con una semplicità hanno realizzato il primo gol. E quindi magari c'è da dare tempo ad un allenatore che è appena arrivato, che magari ha così modo di conoscere meglio i propri giocatori e dare un'idea diversa, magari quella che ha Garcia, ma la propria idea, quindi cercare di far capire ai giocatori quello che per lui è importante, il suo credo. Quindi giocatori è una rosa competitiva e, come ho detto anche in altre situazioni, è una rosa che può ribaltare qualsiasi risultato o vince qualsiasi partita, quindi ha le possibilità per recuperare. Non è semplice, in un momento delicato che ancora non è uscita, però lo faccia benissimo con la squadra che ha sicuramente. Siccome il tempo a nostra disposizione non è tantissimo e ti stiamo per liberare, ti faccio 2 domande in una. La prima è un'altra tua ex squadra, riguarda un'altra tua ex squadra che è l'Atalanta, che sta facendo ultimamente un po' troppa fatica, visto anche la sconfitta ultima di ieri sera contro il Torino. Se ti aspettavi un capitombolo così fragoroso in casa del Toro contro Zapata. E l'altra domanda che ti faccio, tu la Roma l'hai vista, l'hai affrontata pochi mesi fa, adesso non sei più lo sheriff. Che idea ti stai facendo invece della Roma di Mourinho? Come è cambiata da settembre ad oggi? Allora, per quanto riguarda l'Atalanta, sicuramente ieri sera ha perso una brutta partita, è un momento di difficoltà, sta calando e sta perdendo punti per quelle che sono le zone delle competizioni europee. E non ci aspettavamo, anche se è da dire che da tanti anni che sta avendo un ciclo veramente molto importante, Gasperini e i suoi giocatori, quindi secondo me ci potrebbe anche stare una flessione del genere. Però, come ripeto, hanno una forza tale, specialmente l'allenatore, che possono recuperare in qualsiasi momento i punti persi fino a oggi. Per quanto riguarda la Roma, l'ho incontrata sì, in Europa League, la prima gara, è stato non semplice perché va davanti, a parte l'allenatore che è uno dei più vincenti della storia del calcio, però una squadra molto forte, molto ben messa, abbiamo resistito parecchio contro di loro, poi sono entrati, ecco, è entrato Dybala, è entrato qualcun altro, anche se non ricordo i giocatori che sono entrati, per Spinazzola sicuramente, e quindi hanno cambiato la partita e infatti il secondo gol ha fatto 4 passaggi di prima e Lukaku con un tiro normalissimo ha spezzato il portiere, quindi è una grandissima squadra che con un allenatore che anche lui non molla mai fino alla fine e fino adesso l'ha dimostrato, ripeto, uno degli allenatori più vincenti e con una squadra veramente molto forte. E Roma, come Napoli, un ambiente non semplice per lavorare sicuramente, però che dà grandissime soddisfazioni sicuramente. È una squadra che può resistere in zona Champions? Sì, sicuramente sì. Sì, perché proprio il loro condottiero, il loro allenatore è veramente molto forte, ha un'esperienza tale che sa gestire più che altro i momenti che si possono creare intorno a una squadra della capitale, che è la Roma, è una squadra importante, con storia, quindi lui è bravo per quello, perché oltre a gestire bene i suoi giocatori, dando un'idea importante di gioco, insomma, devo dire che riesce, tutti sappiamo, a gestire benissimo quello che è la piazza, quello che è la società, tutto il resto.
Lo abbiamo visto anche che placava i tifosi nell'ultima partita perché Deus stavano ex facendo machina un proprio. po' un Sì, casino. Deus ex machina. È colui che fa tutto lì a Roma. Mister, per quanto mi riguarda, le faccio l'ultima domanda. Se vuoi, la possiamo fare insieme. Ovviamente, Vediamo. sabato sera c'è stata anche l'occasione di conoscere i prossimi avversari della nostra nazionale in Germania. Il girone è tostissimo, è veramente molto tosto. Paradossalmente, non è una cosa buona avere un girone così tosto, visto che comunque Ma guarda, poi visto su. la fascia che avevamo, poteva essere tosto qualsiasi squadra, È secondo me, vero, no? in effetti. Adesso, alla fine poteva essere tutte quante toste, tutti potrebbero essere, ma secondo me, io parlerei della nostra nazionale dove Spalletti sta facendo un lavoro molto bello, ce ne accorgiamo nelle convocazioni perché effettivamente sta cercando di creare un gruppo giovane, forte, con qualche giocatore di esperienza, però con giocatori forti e devo dire che pian piano ci sta riuscendo, quindi i complimenti vanno al mister che a fatica magari si è anche qualificato, però intanto si è qualificato e adesso avrà modo per poter lavorare per altri mesi con i giocatori e quindi devo dire che parlerei di quello e potrebbe essere anche un girone tosto anche per le altre perché la squadra nazionale è sempre una squadra importante, la nostra. E chiudiamo, speriamo, in vena di complimenti perché abbiamo parlato quasi di tutte le squadre. La Lazio sta giocando in questo momento, dunque andiamo sul Milan. Una battuta su Mister Pioli, su anche il percorso che sta facendo il club rossonero. Può realmente competere con la Juve per ammazzare o meno l'Inter nella corsa a scudetto oppure no? È ovvio che ha avuto qualche problema di giocatori, di infortuni, di sicuro. Per me Pioli è un grandissimo allenatore, ma l'ha dimostrato quando ha vinto il campionato. Quando ha vinto il campionato, nel senso che ha dovuto adattare i giocatori in ruoli che nessuno mai avrebbe mai pensato di poter mettere, tipo Calabria a centrocampo, quasi da regista e tante altre cose. Quindi sa leggere molto bene le partite, le si prepara veramente molto bene. Quest'anno ha avuto un po' più di sfortuna, come dicevo, con gli infortuni. Non ha avuto il secondo attaccante dopo Giroud che ha reso come speravano, quindi magari avranno qualche possibilità di intervenire sul mercato, però è aggrappata, ecco, l'aggrappata vince partite che non semplici, ma le vince, quindi devo dire che insomma, a parte il percorso Champions, insomma, tutto il resto per me la sta facendo molto bene. Grazie mille davvero per essere stato qui con noi e Grazie a voi. per la disponibilità, davvero. Grazie, mister. Buona serata, grazie a Buona voi, serata. arrivederci. Allora, continuiamo dunque. Non so, chiedo alla nostra regia se il collegamento con Andrea Mollas c'è un pollice in alto, quindi Andrea Mollas c'è. Non mollas niente, grandissimo. Palla finita. Flavio, Flavio, me ne devo andare? No, no, rimani, No, rimani, no. Andrea, abbiamo Ah. trovato Per apposta. favore, raccontaci un po' questi ultimi 45 minuti. Ma dire, conto i 90 minuti di Deborah per un semplice motivo, è stata la stessa partita di Lazio-Cagliari, solamente che qui non è arrivato, o meglio, il rischio finale di un possibile gol beffa che avrebbe portato tutte i supplementari. Questa volta la squadra regge bene, ma da questo punto di vista è stata esattamente la partita di Cagliari. Gol all'inizio, Lazio che gestisce senza alzare troppo l'asticella e quindi aggredendo l'avversario alla ricerca del gol della tranquillità e poi un continuum di palleggio nella seconda frazione. Qualche occasione come quella di Felipe Anderson di testa e poi possiamo dire anche il nulla. Immobile pure è riuscito a tirare in porta, ma troppo poco per una Lazio ancora una volta, meglio Sarri ha scelto la linea della gestione e questa gestione alla fine ha sì portato alla qualificazione ai quarti. Ma se dovevano essere date risposte nella serata di stasera, sono state date solamente dal punto di vista della qualificazione in sé e basta. La Lazio si gode questo passaggio del turno, ma deve essere ancora capace di potersi garantire una promozione dal punto di vista del gioco. E allora abbiamo parlato di Lazio, rimaniamo nella capitale, parliamo di Roma e lo facciamo nel servizio di Francesca Chiardi.
La Roma supera il Sassuolo per 1-2 al Mapei Stadium grazie alle reti di Paolo Dybala sul rigore e Rasmus Christensen. È una vittoria dal profumo di Champions League, quella della Roma di José Mourinho, che alla vigilia della partita aveva anche polemizzato proprio con il direttore di gara Matteo Mercenaro, dichiarando: la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questo livello. Nonostante questo, è stato impeccabile l'arbitro in campo e con questi preziosi 3 punti conquistati, la squadra giallorossa sale a 24 punti in classifica, 5 in meno del Milan al terzo posto e uno in più della Fiorentina al sesto. Il tecnico portoghese in conferenza stampa nel post gara di Roma Udinese aveva parlato del mal di trasferta della sua Roma, denunciando l'assenza di un gruppo di banditi pronti a battagliare sul campo dei nemici sportivi, e i suoi ragazzi hanno risposto con 4 punti in 2 partite esterne, la prima a Ginevra contro gli svizzeri del Servette, dove in un UEFA Europa League hanno raccolto un solo punto, e la vittoria di domenica in Serie A Reggio Emilia con il Sassuolo, dove sono arrivati 3 punti. L'allenatore portoghese ha la maggior parte dei meriti della vittoria contro i neroverdi, azzecca cambi, soprattutto Christensen al posto di uno spento Karsdorp, ed indovina anche la posizione tattica di Asmoun, entrato al posto di Bove. Lo show dello Special One prosegue anche nel post partita di Sassuolo-Roma, quando davanti ai microfoni di DAZN e della RAI risponde alle domande dei cronisti in portoghese, dichiarando di non avere un italiano sufficientemente forbito per analizzare la gara, e poi non le manda a dire a Berardi, pur senza citarlo. Il portoghese infatti spiega: ho detto a Dionisi che per ricevere fair play è necessario darlo, e nel Sassuolo c'è un giocatore che in particolare è carente in questo. A fine gara, ai canali ufficiali giallorossi, in italiano, José Mourinho ha detto: è la vittoria dei giocatori, è la vittoria dei tifosi che erano in campo, che è una cosa assolutamente straordinaria. Io voglio ringraziare la proprietà e Tiago Pinto per l'appoggio emozionale che io avevo bisogno per il mio equilibrio emozionale per questa partita. E voglio anche dedicarla prima di tutto a un ragazzo fantastico, dopo un allenatore fantastico che è Salvatore Lillo. Il rullingo della Roma nelle ultime gare è da scudetto, e domenica sera all'Olimpico arriva la Fiorentina, uno scontro diretto per un posto nell'Europa dei grandi, e la Roma, con o senza Mourinho, vuole esserci. Nel frattempo qualcuno starnutisce dall'altra parte della regia, ma non è successo niente, dicono 5, allora salute. Vittoria importantissima quella della Roma per la prima volta in zona Champions, forse la miglior prestazione della Roma da quando è iniziato il campionato. Empoli a parte? Una prova molto convincente, sicuramente molto convincente, ed è la dimostrazione che la Roma, se riacquisisce, riacquista quasi tutti gli effettivi, perché all'appello mancano ancora giocatori del calibro di Smalling e Renato Sanchez, che sarebbero titolari nella maggior parte delle squadre di Serie A. Insomma, la Roma... Ibram? Anche Ibram. Ce ne siamo un po' dimenticati, ma chissà. Se, quando e certo. Se lo rivedremo. Insomma, la Roma ha dei valori importanti. Se stanno bene quasi tutti, può stare assolutamente lì in alto. L'ha fatto vedere nelle ultime 2 partite. La partita viene cambiata dalle sostituzioni. I giocatori che entrano sono giocatori di valore, e in questa Serie A fai la differenza. Quindi purtroppo la Roma si porta dietro la storia clinica, come la chiama José Mourinho, di molti titolari. Se questa storia clinica dà tregua alla maggior parte dei titolari, allora la Roma può fare un certo tipo di campionato. Viceversa, come si è visto all'inizio del campionato, zoppica parecchio. Però certo i valori in campo della Roma sono da primi 4 posti. Assolutamente d'accordo, per come abbiamo visto. Se i valori della Roma sono da primi 4 posti, allora il gioco doveva essere diverso, io penso. In che le senso? Prestazioni è latitante, a parte le ultime prestazioni. Io l'ho vista col Sassuolo e mi è piaciuta. Aveva un'idea di calcio ben precisa, sapendo come sfruttare al meglio le proprie individualità nel collettivo. I dietro faticano, perché faticano nell'impostare, quindi sa benissimo Mourinho che può ottenere certi tipi di prestazioni dai suoi difensori, quindi devono stare in marcatura preventiva e giocare semplice a Paredes, a Cristante, per poi verticalizzare su davanti. Però ho visto delle idee di gioco e delle trame importanti, belle, per il valore che ha, come ha detto Andrea, della squadra. Nelle precedenti situazioni, anche se mancava qualche giocatore, l'allenatore deve far vedere qualcosa in più, di dare qualche nozione in più a certi giocatori, perché sennò farebbero tutti gli allenatori, no? E con i giocatori forti lo fanno.
Quindi lui secondo me è mancato un po' in questo. Poi una cosa che condanno veramente, poi lui è un grande stratega, un grande comunicatore, è un fenomeno, perché uno che porta 80.000 persone sempre allo stadio, giocando anche male, sei bravo. Cioè, Tanti complimenti, assolutamente. Quindi giochi male e porti dentro. Però le dichiarazioni prima partita, ribadisco il concetto, sono poco carine, sgradevoli, e poi Tiago Pinto viene a parlare, il direttore su Marcenaro o su Berardi, a te non so che aggiungere. Su tutto. Prima della partita non si può fare certe dichiarazioni. Tiago Pinto viene in sala stampa e dice: no, ma ci sono altri allenatori che si lamentano, nessuno dice niente. Hai ragione, ma a fine partita, non prima. Ma erano legati a episodi precedenti. Marcenaro aveva espulso Foti nella partita precedente e il giudizio su Berardi era influenzato dalla partita l'anno scorso. Giustifichi questo? Certo. Perché il giudizio su Berardi. È il risultato innanzitutto, questa è la tua idea. Il giudizio su Berardi deriva brutto dallo scorso anno, quando fece espellere Cumbulla con quella sceneggiata che aveva fatto. Quindi se Mourinho va prima della partita a esprimere un giudizio così netto sulla classe arbitrale, non è perché preventivamente vuole mettere le mani avanti, ma perché sta ricordando quegli episodi che hanno danneggiato la squadra lo scorso anno e la partita precedente. Giuliano? Io non sono episodi che condanno. Trovo che sia lecito, trovo anche che abbia fatto bene, secondo me, a fare quelle dichiarazioni in preparazione di una partita. È una strategia anche quella, perché ci sono cose vere. Se l'avessero che dice... fatto un allenatore di una squadra avversaria, alla vostra squadra, ai vostri, come l'avreste presa? Io penso, ragazzi, che siamo ma dai, ma dobbiamo essere obiettivi. Ma io non parlo che alla Lazio, se l'avesse fatto usare, avrei fatto la stessa cosa. Io non credo che il calcio sia appunto un esempio di sportività. E devi non farlo. Se uno va a ammazzare, ammazzi pure tu. Perché debba cominciare Mourinho, che comunque in maniera lecita, con una strategia, senza a è mio una avviso strategia. È una strategia. Esatto, però in maniera lecita. Ci siamo dimenticati che gli arbitri vengano pagati in Italia da alcune squadre, cioè siamo diventati tutti puritani adesso. Mourinho in maniera lecita, beh, c'entra, perché secondo me Mourinho in maniera lecita riesce a fare una strategia. Se uno senza va a ammazzare qualcuno, no, cioè, ma ti porta a ricordare episodi già accaduti che hanno danneggiato la squadra. Non è un mettere le mani avanti sulla partita che sta per affrontare. Mi viene in mente Materazzi contro Zidane, la finale dei mondiali che abbiamo vinto. Quella è stata una provocazione iniziata dal minuto zero e finita, poi lo sappiamo. Esatto. È chiaro, lì la partita Sassuolo-Roma è iniziata il sabato anziché ed iniziare la domenica. Ed è un professionista, giusto? Sì. Ti può saltare il cervello, sì. Sì, certo, ma è lecito quello che ha fatto Materazzi, per quanto poco carino, bello, lo trovo una cosa lecita, nel calcio si fa. No, lecita, dai. Non puoi dare una testata del genere. Non può essere. Ti è dato il cervello fuori. Ci può stare, perché magari ti ha insultato. Io dico quello che fa Materazzi è lecito. Sarei stato perfettamente d'accordo col mister se non avesse fatto riferimento a un episodio precedente. Tu non puoi andare in conferenza stampa e mettere le mani avanti e dire: Berardi è uno scorretto. Fallo ma dopo. Se io va. No, lo faccio dopo. Se tu strategia. In partita sei stato scorretto. Ma siccome lui ha fatto riferimento a episodi della stagione precedente, dove lui aveva fatto espellere Cumbulla per una sceneggiata che aveva fatto, per questo Adriano, il discorso è stata una cosa calcolata, strategia, è un paraculo. Ma stai scherzando? È una partita fondamentale. Vieni da una partita dove pareggi col Servette, praticamente ti bruci la qualificazione diretta in Europa League. Per la Roma questa era una partita molto importante. Ma sai che puoi andare al quarto posto perché c'è Napoli-Inter. Vince la partita, cioè, non lo so, mi sembra una cosa troppo. Ma sai cos'è? Il 3% quello, il 5% quello, il 20% della Roma è più forte, il 20%
senti i tifosi che vanno a Sassuolo. Ma tu la puoi anche mettere un minimo di pressione. Ma come dice Deborah, se tu sei un professionista, non ancora, puoi risentire ancora in maniera ma, così ma incisiva delle dichiarazioni di un allora avversario. Ognuno di noi può reagire in maniera diversa, perché siamo tutti diversi, siamo esseri umani. E allora, e anche i giocatori, non è che sono dei robot, entrano dentro e dicono: ah, tu mi dici qualcosa, io non reagisco. Ognuno reagisce alla propria maniera. C'è chi piange quando fa un gol, c'è chi non esulta, tante cose. Berardi magari, magari nervoso, guarda, dirà stop, dirà una e viene caricato e non rende al massimo. L'arbitro può essere, quindi lui è vabbè, stato un paraculo. Allora facciamo così, io questa lotta un pochino mi entusiasma, ma voglio vederla su un gioco, quindi cambio gioco per questi ultimi tre minuti. Una sfida un po' a tu per tu, però qui siamo in quattro, non conto io e Flavio perché già sappiamo il personaggio. Vi faremo vedere delle immagini, da queste immagini ne uscirà fuori la figura di un Calciatore, allenatore, dirigente, procuratore. Quindi partiamo velocissimamente con la prima foto. Andiamo. E andiamo direttamente lì. La N di Napoli, grandissimi. Aurelio De Laurentiis, quindi presumo, no? No, non è la N di Napoli, è una N che conosciamo bene, soprattutto noi della nuova generazione. N un po' rincorre dappertutto. Complimenti il presidente che lo vede tramite Pezzotto. No, Netflix. Cosa vorrà dire una N di Netflix? Perfetto. È semplice? Per ora? È un giocatore. Una N e quindi l'iniziale è la N. Ah, no. Aspetta, allora io non è proprio un giocatore, è un ex giocatore. Diciamo Francesco Totti. Sì, anch'io ho pensato che sì. No, anche perché quella è la moglie, più che ex potrebbe. Allora andiamo avanti anche con la prossima, perché ci spostiamo. Mourinho. No. Ci spostiamo a Londra, questo è London Eye, quindi. Ma secondo me no, è San Paolo Stienza. Questo è l'Euro. David Beckham. David Beckham, perché è collegato? Perché Beckham? C'è una serie su Netflix in questo momento sulla storia di Beckham. E perché Londra? Londra. Ok. David Beckham. Vediamo la prossima immagine. L'altra. Ancelotti e Capello. È stato allenato da. Presumo. Andiamo avanti con la prossima immagine. Beckham è stato allenato da Ancelotti e Capello? Da Ancelotti credo di sì. E da Capello? Da Capello. Era a Madrid, nell'Inghilterra forse. Non lo so. In Russia? Cioè, forse. Andiamo avanti. Andiamo avanti alla prossima foto. Messi. Al Milan. Messi, perché Messi? Beckham è il proprietario della squadra di Lionel di Lionel. Andiamo a vedere un attimo la sagoma. Vediamo se il personaggio. E dopo ricapitoliamo. Questa è Old Trafford. Ho vinto qualche cosa? Un abbraccio. Non ci credo. Nella lotta tra Adriano e Roberto ad avere la meglio. Sapete chi è? Andrea, già il secondo l'ha indovinato, complimenti. No, tra l'altro, quando mai? Bravissimo anche il presidente, perché è stato allenato da Ancelotti, ovviamente al Paris Saint-Germain e al Milan, da Capello al Real Madrid e in Inghilterra, nella selezione inglese, tra l'altro gli ha fatto anche da secondo, no, in Sudafrica. Ah, in Sudafrica, perché si fa male Beckham e lo porta come assistente. E noi con questo gioco vi dobbiamo lasciare, era un modo anche per capire chi potesse avere la meglio, chi ha sempre ragione, e abbiamo capito che tra i due il terzo gode sempre così. Fate pace, perché poi noi la prossima puntata vi vogliamo un'altra volta insieme. No, io lunedì non vengo. È martedì, ti credo. È martedì, infatti. Non vengo. Allora, grazie a voi per essere stati qui con noi in questa nostra prima puntata sul nuovo canale. L'abbiamo inaugurato al nostro meglio. Beh, se non ci fosse stato Flavio, alla buon'ora. È tempo, infatti, del nostro Simone Lemmo. Grazie, Simone, per averci preso la grande linea. Grande Pigi. È arrivato il tuo momento. Grazie ai nostri ospiti. Zecca. Grazie, Roberto Rambaudi, Adriano Tomaspi. Grazie a voi. Non c'è Paolo Aspri, il presidente è grandissimo, che rimane dopo per la buon'ora. Giuliano Terenzi. No, non rimane per la buon'ora. Andrea, tu rimani per la buon'ora? Io sì, rimane. Lui rimane per la buon'ora. Alla buon'ora, è grandissimo. E ora, grazie alla nostra splendida regia, alla vostra produzione, alla noi ci vediamo il prossimo Smettila, al prossimo martedì. Ci avviciniamo sempre di più a Natale. Ciao. Alla buon'ora. L'abbiamo capito. Vabbè.